Buona serata da prealpina.it. Partiamo con una notizia di giudiziaria. È stata emessa questa mattina la sentenza nel processo che vedeva imputati i due detenuti che riuscirono a evadere dal carcere dei Mioni il giorno di San Valentino. Vediamo nel servizio com'è andata. Varese, condannati a 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, i due detenuti protagonisti della clamorosa evasione dal carcere dei Miogni dello scorso 14 febbraio. L'udienza del processo con rito abbreviato a carico di Roberto Nardello e Anthony Ragona si è tenuta oggi davanti al giudice del Tribunale di Varese, Niccolò Bernardi. Prima della sentenza, i due, attualmente in cella ad opera, hanno chiesto perdono dichiarandosi pentiti. Il PM Nicola Ronzoni aveva proposto la pena di 1 anno. I difensori hanno invocato il minimo della pena parlando di gesto irrazionale, un raptus. Per l'evasione, i due compagni di cella avevano usato una tavola per attraversare i tetti attorno alla casa circondariale e una corda di lenzuola per calarsi dall'alto e far perdere le proprie tracce. 3 giorni dopo furono arrestati all'ingresso del cimitero di Dunolona, dove si erano nascosti dopo che la moglie e la madre del primo avevano rifiutato di fornire loro ospitalità, allertando le forze dell'ordine. Il questore di Varese, Michele Morelli, ha emesso due provvedimenti di sospensione della licenza a una discoteca e a un bar di Varese per questioni amministrative ma anche penali. I particolari nel servizio di Marco Croci. Il questore di Varese Michele Morelli ha emesso due provvedimenti di sospensione della licenza per 15 giorni a carico della discoteca Baby Club e del bar da Zio Mimmo, entrambi a Varese. Il primo in via Origoni, mentre il secondo in viale Borri. I provvedimenti di sospensione della licenza, spiegano dalla questura, arrivano a conclusione di una serie di specifiche violazioni di carattere amministrativo e penale, accertate durante i diversi controlli effettuati. In particolare, le volanti della Polizia di Stato sono più volte intervenute nei locali, anche in orario notturno, per riportare la calma a seguito di disordini provocati da gruppi di persone in stato di alterazione alcolica, spiegano dalla questura. I controlli hanno inoltre consentito di riscontrare la presenza all'interno dei locali di numerosi pregiudicati. Addirittura, in una circostanza, è stata riscontrata la presenza di un soggetto evaso dai domiciliari. Da qui lo stop per 2 settimane. Continuiamo con la Nera. L'hanno trovato nei boschi della Valcuvia i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Luino, dolorante in seguito a un violento pestaggio. Un marocchino di 25 anni ha un braccio fratturato e tracce di calci e pugni su tutto il corpo. È ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese, ma non rivela particolari sull'aggressione che ha subito. I carabinieri ritengono che si tratti di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, forse una lezione impartita duramente a chi non aveva ancora capito come comportarsi in un ambito che sta diventando, come vediamo dalle cronache di questi giorni, sempre più pericoloso. Ci spostiamo a Busto Arsizio. Fiamme tra i binari della stazione delle Ferrovie dello Stato in piazza Volontari della Libertà. L'incendio si è verificato questo pomeriggio nell'area dedicata al passaggio dei treni merci. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento del Sempione. Per ora sono ignote le cause dell'incendio, che potrebbero essere accidentali, legate alle alte temperature di queste giornate e al vento forte. Non risultano feriti, per fortuna, e non ci sono pericoli per i passeggeri. Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia, dopo aver coordinato l'emergenza Covid, è stato ospite oggi pomeriggio della redazione di Prealpina. L'uomo delle emergenze, come ormai è conosciuto dopo aver guidato per anni la Protezione Civile Nazionale, ha rievocato i primi passi compiuti nei giorni drammatici della pandemia nel 2020 al suo arrivo a Milano. Vediamo il servizio di Silvestro Pascarella con le immagini di Federico Mari. Io non sono lombardo, ma sono arrivato a Milano, se non ricordo male, il 16 di marzo del 2020. Lavoravo in quel momento in Africa, mi chiamò il presidente Fontana e mi chiese di dare una mano per organizzare l'ospedale di rianimazione e di terapia intensiva nella Fiera di Milano. Quindi sono arrivato subito qui. E dopo i primi giorni durante i quali abbiamo organizzato il progetto e aperto il cantiere per realizzare quell'ospedale, sono andato in giro a vedere quello che stava succedendo in questa regione e ho capito che la Lombardia è stata lasciata completamente sola nel momento della più drammatica, più difficile emergenza che il nostro paese, quantomeno dalla Repubblica, dalla nascita della Repubblica ad oggi, ha dovuto affrontare.
non ho visto nessun funzionario della Protezione Civile o del Ministero della Salute o degli altri ministeri competenti che da Roma si sia trasferito qui in Lombardia a dare una mano, a consigliare, ad assistere, a collaborare. Ho visto un'assoluta solitudine da parte dei funzionari di questa regione. Ho visto la solitudine e l'angoscia dei medici e degli infermieri, che privi anche delle più banali meccanismi di protezione personale, lavoravano in rianimazione, correvano il rischio, come è successo in molti, di essere infettati e magari anche di perdere la vita. E chiudiamo con il calcio. Il Varese è in Serie C, non mancano le incertezze. Ieri la società biancorossa, attraverso una lettera del presidente Stefano Amirante, aveva espresso preoccupazione sui tempi tecnici dei lavori allo stadio Ossola e soprattutto sulla ipotesi di una cifra da versare a mo' di garanzia nel caso i lavori si rivelassero inutili causa un mancato ripescaggio nella Serie C. La Giunta Galimberti ha dato una prima risposta concreta, ha approvato all'unanimità il sostegno di Palazzo Estense al ripescaggio della città di Varese. La delibera ratifica l'impegno a svolgere gli interventi necessari all'adeguamento dello stadio, quantificati in circa 150.000 euro. Oggi si sono svolti degli ulteriori sopralluoghi e delle verifiche con le ditte coinvolte. Il deposito cauzionale da 30.000 euro sarà trattenuto dal Comune solo nel caso in cui la società non adempia nei tempi previsti alla presentazione della domanda di ripescaggio. Questa era l'ultima notizia, questa edizione termina qui. Vi diamo appuntamento come di consueto domani alle ore 13 e vi auguriamo buona serata.